dico 3 metri sopra il cielo, che cosa vi viene in mente? Sicuramente il famoso libro oppure il famoso film che appunto è stato realizzato dopo il libro. Ma oggi parola più adatta non poteva essere. Infatti siamo al Parashow 2013, siamo alla 7ª edizione e siamo ospiti dell'esercito. Che cosa vedremo qui oggi? Vedremo i migliori atleti dell'esercito lanciarsi in lanci di precisione con il paracadute e tante altre cose. Naturalmente io non voglio svelarvi, come al solito, quello che vedremo. Lo vedremo di pari passo. Faremo appunto oggi un viaggio sia su elicotteri che su aerei e scopriremo questo mondo molto affascinante. E mi raccomando, tutti col naso all'insù. Io sono su un elicottero d'esplorazione scorta EES A129 Cimangusta e che cosa dirvi? Sono pronta anch'io per pilotare questo splendido elicottero. A dopo. Avere qui accanto a me il capitano Massimiliano Bruno, pilota, giusto? Sì, attualmente in servizio presso il 7° reggimento dell'aviazione dell'esercito Vega, si stanza a Rimini e attualmente pilota di A129 Mangusta. Allora, parliamo prima di tutto del tuo reggimento. Che cosa fate in questo reggimento? Questa parte dell'esercito, questo reparto dell'esercito, di che cosa si occupa? Allora, è un reggimento che essenzialmente si occupa di volo, fa parte di quella che era una brigata aeromobile Friuli, per cui ha delle caratteristiche tutte particolari. Si serve degli elicotteri per assolvere a quelli che sono i suoi compiti. Quindi parliamo non di un supporto, ma essenzialmente di un'integrazione totale tra chi è per terra e chi effettivamente ha la fortuna di stare in volo. Beato te che hai questa fortuna e naturalmente ho avuto modo insomma di provare prima questo elicottero del quale fra poco spiegheremo un po' le caratteristiche. Devo dire che è davvero molto bello. Spiegami un po', per diventare pilota come si fa? Allora, l'iter è un po' complesso e articolato e ci sono essenzialmente, per quanto riguarda l'aviazione dell'esercito, 2 opportunità. Quindi l'Accademia Militare di Modena, che io ho frequentato ormai qualche anno fa, e la scuola sottufficiali dell'esercito, ossia l'esercito dà appunto l'opportunità di diventare pilota sia agli ufficiali che ai sottufficiali della particolare categoria marescialli. E nel caso degli ufficiali, appunto, quindi sto parlando del corso che io ho frequentato, ho passato 2 anni presso l'Accademia Militare di Modena e successivamente 3 anni presso la scuola di applicazione di Torino. Solo successivamente a questa fase ho avuto l'opportunità di accedere ai corsi di pilotaggio. Per quanto riguarda invece i sottufficiali, seguono un iter iniziale presso la scuola sottufficiale di Viterbo e successivamente, dopo circa 3 anni, vengono avviati all'attività di pilotaggio. E questa che è un po' la nostra caratteristica peculiare, in quanto per volare con l'aviazione dell'esercito bisogna in qualche modo essere un qualcosa più di un pilota, tant'è che nella fase iniziale della formazione si punta molto proprio alla formazione del soldato, quindi si punta molto a creare prima il soldato terrestre per dare quelle che sono le linee guida, i fondamentali, per poter poi adeguatamente supportare dall'alto chi effettivamente si trova sul terreno. E questa che è la nostra caratteristica peculiare nell'ambito dell'aviazione dell'esercito, perché è un iter, un qualcosa che soltanto noi facciamo. Andiamo oltre quello che è il volo. Quindi è un addestramento tutto vostro, tutto particolare, non ce l'hanno altri, insomma. Assolutamente sì, non esula, anzi, da quelle che sono le attività di volo base, ma altresì ne è arricchito da una miriade di concetti che solo operando sul terreno in una prima fase si possono acquisire. Diciamo una specializzazione. In realtà è un'ulteriore specializzazione. Adesso parliamo un pochino, Massimiliano, di questo elicottero che è alle nostre spalle e che io ho avuto il piacere di salirci sopra.
Allora, questo qua è un elicottero, diciamo, un po' particolare, come potete vedere già a primo impatto, nel senso che, a differenza della maggior parte degli elicotteri, ha già un posizionamento delle postazioni di pilotaggio che è differente dalla norma. E ricalca un po' quella che è tutta la formula degli elicotteri da esplorazione e scorta, per cui un posto dietro l'altro. Questo ci dà delle caratteristiche di ingaggio, parliamo quindi di ingombro frontale in caso di ingaggio, molto ridotte. Quindi diciamo che è ottimizzato per fare l'attività che è chiamato a svolgere. Inoltre abbiamo una serie di sistemi completamente ridondanti che fanno comunque di questa macchina una macchina ideale per le attività che svolge. Che attività svolge? Sicuramente supporta tutte le attività del personale sul terreno e garantisce sicurezza agli elicotteri da trasporto. Lo troviamo adesso impegnato in qualche teatro operativo? Assolutamente sì, lo troviamo attualmente impegnato in Afghanistan e ormai già da qualche anno, e diciamo che ha fatto veramente il suo anche in quell'occasione. Chiaramente richiede, per essere volato, come diciamo noi, un addestramento continuo e molto peculiare, quanto per le caratteristiche proprio intrinseche della macchina e, ripeto, delle attività che l'aviazione dell'esercito svolge sia sul territorio nazionale ma anche in particolare all'estero. Serve comunque, diciamo, delle basi molto solide e soprattutto molto variegate, ecco. Quanto tempo di addestramento necessita il pilotare poi alla fine questo elicottero? Allora, trascurando i 7 anni e mezzo di formazione iniziale, richiede molto addestramento perché, come le dicevo in precedenza, noi dobbiamo curare sia l'aspetto tecnico del pilotaggio, quello che ogni pilota deve saper fare necessariamente per poter levarsi in volo, e oltre a quello dobbiamo anche curare però l'aspetto terrestre, quindi tipicamente militare, dell'attività. E questa è una cosa che si acquisisce attraverso anni di formazione, attraverso un continuo addestramento e un metodico addestramento soprattutto. Bene Massimiliano, penso che adesso abbiamo dato tutte le indicazioni possibili sia sull'elicottero che per quanto riguarda il tuo reggimento e il tuo equipaggiamento. Adesso magari, se vuoi dare, non so, per i nostri amici di HTO e non solo, che volessero avere maggiori informazioni sul reggimento al quale tu fai parte, avete un indirizzo dove possono rivolgersi? Allora, trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno sicuramente su internet al sito www.esercito.difesa.it. Su questo sito praticamente trovate indicazioni in merito a qualsiasi reparto dell'esercito e anche eventualmente in merito a qualsiasi tipologia di concorso. Allora, l'ultima cosa, diamo magari una spinta in più ai nostri amici giovanotti che magari volessero intraprendere questa attività. Tu perché hai deciso di far parte dell'esercito e poi soprattutto diventare un pilota? Chiaramente alla base c'era la voglia di volare e comunque l'idea di fare un qualcosa che fosse più di un semplice mestiere, ma che mi coinvolgesse a 360 gradi. E devo dire che io ho avuto più o meno tutto quello che desideravo, sinceramente. E poi anche un modo per essere utili al nostro paese, all'Italia, no? Beh, per quanto mi riguarda, assolutamente sì, anche in questo caso, direi. Allora, io ringrazio il capitano Massimiliano Bruno per la sua disponibilità, per la sua cortesia e per avermi fatto provare anche a me per una volta l'ebbrezza di stare su questo elicottero e di indossare parte del vostro equipaggiamento. Grazie e in bocca al lupo per tutto. Il piacere è stato tutto il mio e noi siamo sempre qua. Grazie. Esatto, senza problemi, aumenta la manetta fino a 3 quarti. Vai, tranquilla, vai tranquilla. La manetta fino a 3 quarti, la... senza problemi, così, e non toglierla, non la toglierla. Lascia, puoi anche togliere la mano, guarda. Quale mano? La sinistra? Sinistra. Ah, perché rimane ferma? Sì. Ok, puoi aumentarla un po' di più se vuoi. Cioè scendo di più. Perfetta, lì, ok. Adesso che succede? Lo vedi che con il muso stai andando leggermente a sinistra, piano piano porta avanti il piede destro per correggere. Senza premere, ma devi portarlo avanti. Sono andata troppo. Subito a correggere.
sono tanti, tanti piccoli movimenti. Sì, va bene. Ok, così è perfetto. Adesso io ti lascio questo comando, ok? Sì, ok, cosa succede? Sentirai che il comando viene un po' indietro, uh-huh. Tu lo contrasti, ok? Certo. Lasci nella posizione e stai volando. Wow. Ok, cosa succede qui? Adesso vedi che vai su? Piano piano lo spingi in avanti. Contrasto. L'elicottero è differente dall'aereo, perché? Perché l'aereo in sé per sé vola. Se l'aereo ha la velocità di vola, l'elicottero se lo lasci stare calmo. Non ha un pilota automatico l'elicottero? Sì, in alcuni ci sono anche i piloti automatici come gli aerei e tutto quanto. Però il principio fisico che tiene su l'elicottero è una serie di turbolenze. Per cui l'elicottero, se non è mantenuto dal pilota in volo, casca. Ok, in questo momento lo vedi in fuso sotto l'orizzonte. Tu vedi l'orizzonte, no? Il segreto è tenere l'orizzonte a metà di schermo. Uno dice metà cielo, metà terra. Dopodiché con la strumentazione, ti vedi io col mouse, questo è l'orizzonte artificiale che ti dice tu la tua posizione al panino rispetto all'orizzonte, la velocità che devi mantenere nell'arco verde e la punta. Stai piano piano salendo. Questo sarebbe vero. Ok. Non potrò mai fare il pilota che se non mai. Lo possono fare tutti senza nessun problema. Basta semplicemente addestrarsi e allenarsi un pochino. Adesso vedi, stai ruotando a destra, piano piano, allora con il piede sinistro lo corretto. È tutta una continua correzione. L'elicottero vuole fare una cosa, no? Faccio un'altra. Quando poi ho corretto tutto, poi decido di cosa fargli fare io. Ok. Ok. Oddio, aspetta un attimo che sto sbagliando. Vediamo qualche caso. E in questo momento sei a faccia in giù, no? Giusto? Quindi devi ritirare su. Basta. Sei storto verso sinistra, adesso sei verso il cielo, spingi avanti. Vedi? Allora, guarda, tieni la mano, tieni la mano. Sì. Le correzioni che faccio io, vedi come anche... sono? Ok, sono posso molto anche... piccole, molto piccole. Io faccio la correzione piccola, l'elicottero si muove. Se io faccio correzioni così, l'elicottero. Sì, non capisce più niente. Ok. Allora io faccio, come la pedaliera, faccio delle correzioni microscopiche. Questa che stai facendo già è una correzione eccessiva, piccola, piccola, piccola. Lentamente piccola, continua e piccola. Vedo che va su piano piano, tac. Ora, vuoi scommettere che atterriamo? Ce la facciamo. La manetta a metà. No, di atterrare atterreremo, come atterreremo non si sa. Il collettivo, quello in realtà si chiama collettivo, ok? Okay. Lo porti a metà. Fermo lì, perfetto. Lascialo lì, lo puoi lasciare lì. Cosa succede? Mantieni sempre metà cielo, metà terra. Tu dici, ma perché? Perché l'elicottero non è un aereo, quindi per mandarlo in giù non devo puntarlo in basso. Ah, ecco, sì, deve invece okay. Atterrare. Deve scendere. Noi comunque siamo a una velocità qua, vedi questa velocità qua, è nell'arco verde, quindi siamo a una velocità che è di quasi 60 metri. Adesso a metà è questo, il nodo è circa 1,6 m, quindi 60 nodi siamo quasi a 110 km, ok? Sempre in questo modo, lui però, se guardi l'altimetro, sta scendendo piano piano. Quindi non c'è bisogno di metterlo come l'aereo così per farlo scendere, no, io ce lo tengo col muso su. Lui piano piano scegliamo un posto di scelta. Come vedi, tu non ti rendi conto, ma stai dando una pressione maggiore al piede sinistro. Vedi che piano piano lo porti. Ti rendi conto, è normale, perché comunque tutti hanno una pressione maggiore su un piede, su un altro. Quindi di questa cosa ci se ne rende conto facendo cose. Prendo un punto lontano dell'orizzonte, che può essere un palazzo, l'antenna di fronte a me, e cerco di mantenerla al centro. Allora dico, ok, quella si sta spostando a destra, devo dare un pochino di piede destro, e la corre, perfetto, così. Ok,
e intanto stai scendendo, sei a 300 piedi da terra, in diminuzione. Piano piano, se arrivi così, arrivi per terra e nel mio terreno. Sperando di non cadere sull'albero. L'albero, cerchiamo di evitare. Abbiamo davanti una radura. Vedi, subito hai capito di correggere. Non c'è problema, è tranquillo. Non mettere il muso in mezzo. Sì, scusa. Ok. Così va bene, così va bene. Non tenerlo in alto. Ma non l'albero in piedi, abbiamo preso. Non ti preoccupare. Abbiamo solo tagliato un po' di foglie. Abbiamo buttato, va. Ok, manetta al minimo, premi i freni come fosse la macchina, premi i freni come fosse la macchina, così. Come fosse la macchina. E come? La macchina, cioè premi proprio, premi, no, premi proprio il freno, così. Ah, così. Così. Voilà. Sono atterrata. Sono atterrata, ho fatto pochi danni questa volta, l'altra volta... Non hai rotto nulla. Sì, solo ho potato un albero. Ho potato un albero. Magari sono anche con te. Sì, può darsi. Grazie mille. Sono ora in compagnia del tenente Marco Valente del primo reggimento Antares. Ciao Marco e benvenuto su HTO. Ciao. Allora Marco, dove siamo adesso? Dove ci troviamo? Siamo all'interno del simulatore di volo dell'aviazione dell'esercito. Noi lo chiamiamo il Rolfo. È un vero e proprio simulatore per sia elicotteri che aerei. Simulatore che cosa significa? Che voi fate addestramento con questi tipi di simulatori? Assolutamente sì, il simulatore è una piattaforma informatica la quale serve a noi piloti per simulare appunto un volo con elicottero o con aereo. Possiamo in questa piattaforma caricare quelli che sono gli elicotteri dell'aviazione dell'esercito e anche gli aerei, per cui ogni pilota può addestrarsi con la propria macchina. Adesso che volo si sta simulando? In questo momento stanno simulando un volo di un Augusta A129 e il pilota sta effettuando delle manovre basiche, per cui dal decollo al volo livellato, alle virate e anche gli avvicinamenti possono essere tutte simulate attraverso questo computer. Quanto tempo di addestramento ci vuole per appunto poter pilotare poi un elicottero del genere? Si parla di ore, di mesi, come funziona qui? L'iter addestrativo dura 2 anni, per poi riuscire a specializzarsi in una macchina ovviamente ci vogliono ore e ore di addestramento sia al simulatore che sull'elicottero vero e proprio. Per quello che riguardano le macchine più complesse quali il 129, il CH-47 e le altre macchine dell'esercito, possiamo dire che l'addestramento comunque si aggiorna durante il corso della vita. Ho capito. E tu sei addestrato per pilotare? Io sono un pilota di CH-47 al primo reggimento Antares. Quali sono le differenze con l'A129? Il CH-47 innanzitutto non è un elicottero d'esplorazione scorta come l'A129, ma è un elicottero da trasporto medio, per cui è un elicottero fondamentalmente da trasporto. La differenza principale è la grandezza innanzitutto, in quanto è molto più grande e ha 2 rotori controrotanti, non quindi la classica conformazione di un elicottero con un rotore principale e un rotore di coda, ma ci sono 2 rotori che sembrano 2 rotori principali. Bene, allora dicevamo prima con il capitano Bruno che prima di essere piloti voi siete naturalmente dei soldati. Tu da quanto tempo fai parte dell'esercito? Assolutamente sì, siamo dei soldati. Io sono entrato in esercito 8 anni fa con il concorso per ufficiali dell'Accademia Militare, sono entrato con il 188° corso fedeltà in Accademia, ho seguito tutto il mio iter formativo per 5 anni, dopodiché sono diventato un pilota, quindi prima di tutto siamo ovviamente dei soldati e dei militari. Come è nata questa passione per l'esercito e quindi anche poi per tutto il mondo insomma del pilotaggio? È nata prima la passione per l'esercito e per la vita militare, per cui mi già interessavo a tutti i concorsi per entrare, per diventare un ufficiale, che è comunque la via principale. Una volta entrato dentro l'Accademia si è prospettata anche questa via per poter pilotare, comunque essendo anche appassionato di
pilotaggio e anche la possibilità di affrontare nuove sfide, mi sono lanciato verso la carriera da pilota. Marco, adesso ti chiedo, per tutti i nostri amici di HTO che magari così incuriositi avessero voglia di avere maggiori informazioni su, quindi, su questo mondo, quali sono le caratteristiche che servono appunto a un ragazzo o a una ragazza per diventare pilota? Innanzitutto bisogna fare un iter addestrativo che prevede l'ingresso come o ufficiale o maresciallo, quindi attraverso le accademie da allievo ufficiale o da allievo maresciallo, l'Accademia di Modena o l'Accademia la Scuola Sottufficiale di Viterbo. Una volta finiti i percorsi di formazione potranno effettuare un concorso interno per piloti e poi quindi affrontando delle selezioni fisiche e dei test attitudinali potranno diventare dei piloti. Ringrazio il tenente Marco Valente per la sua disponibilità, la sua cordialità e in bocca al lupo. Crepi, buon proseguimento.